La riviera offre numerose opportunità. Si può andare a visitare l'entroterra, andare all'aperitivo in spiaggia, oppure nella zona naturisti, a Lido della Bassona. Scusami, ciao, sai mica dov'è il Lido della Bassona? Lido della Bassona? Proprio giù. Cioè, Lido della Bassona. Quanto giù più o meno? Qui. Per i naturisti, dici? Per i naturisti, sì. Vabbè, allora perché sei qui per tomarli la piedi. Per turisti pesi, insomma. Sì, per i nudisti. I nudisti ci sono anche qua, però la Bassona è detto più, insomma, più spinta. Più liberty. A destra e poi... No, te devi uscire proprio, devi andare a Ravenna, prendere la statale. Sì. Il navigatore ci mandava qua. Il costo. Ma è lontano. Questa zona non è neanche segnata sulle cartine e dopo un po' di ricerche tra pinete, campi, passaggi a livello, arriviamo fino a Milano Marittima senza averla trovata. Decidiamo anche noi di prendere parte all'aperitivo in spiaggia più famoso, quello del Papete. Mano sul cuore! Il divertimento è al massimo e il vocalist scalda l'atmosfera. Adesso, le mani a tempo, le mani a tempo, tutti! Siamo qua per divertirci, per incontrare nuove persone, perché siamo single e ci rimarremo fino a quando fino non troveremo il ragazzo, almeno fino a fine estate. Fine estate. Questo qua è venuto ieri in officina da me, mi fa: andiamo al mare, siamo partiti stanotte. Ci siamo ubriacati, abbiamo dormito in macchina e oggi siamo qua a divertirci come dei matti. Per il divertimento il massimo, cioè la Riviera Romagnola per noi ragazzi comunque dai 18 ai 27, 30 anni è il massimo, è il top. Solo i prezzi un po' troppo alti. Prezzi elevati. I prezzi sono molto alti qui, però c'è da dire, una Coca-Cola 5 euro. Nuovas amistades, buscar nuovas novios, hacer nuevas copias y mucho sexo. Comunque il turismo è molto alto da queste zone, in queste zone, quindi non vedo il perché uno non debba venire. Tutti ambiscono a venire a Milano Marittima e c'è il suo perché, come vedete. L'hotel lo uso solo per dormire, perché poi sono sempre fuori, mi sveglio presto, vengo a prendere il sole, si sta qui e quindi si mangia fuori, si mangia piadine. Alla Riviera Romagnola! La musica diventa un sottofondo continuo e si balla in spiaggia, si balla sui lettini, si balla anche all'aperitivo. Dentro Milano Marittima troviamo lo Zouk, uno street bar con DJ set, bollicine e getto d'aria fredda. È un bar sulla strada, quindi un bar che diventa anche un disco bar, una discoteca, un ristorante sulla strada. Perché abbiamo cercato di dare qualcosa di nuovo rispetto magari alle altre riviere che hanno più stabilimenti, più eventi sulle spiagge. Qui è stato cercato di valorizzare il centro. Conosciamo due ragazze del bar e chiediamo loro quanto può arrivare a spendere un cliente. Anche 150 euro, 10 bevute le prendono. Lavoriamo da ora aperitivo fino, dipende che ora chiudiamo, ma adesso anche alle 5. Dopo l'aperitivo ci spostiamo in una piccola pensione per prepararci alla serata. Prendiamo il taxi per andare a Cervia, in un ex circolo di pescatori, dove i canti popolari accompagnano fritto misto e cozze. Cervia è una cittadina famosa per le sue saline di epoca romana, ma anche per i suoi mercatini tradizionali. Ma ritorniamo a Milano Marittima. L'estate, cioè, forse sarà una frase fatta, ma l'estate così si diverte con queste ragazze soprattutto.
perché l'estate non è una stagione, ma è uno stato d'animo e quindi tutto accade più velocemente. Sto facendo un master sul turismo e sto studiando la Riviera Romagnola e come la Riviera Romagnola riesca comunque ogni anno, nonostante la crisi, nonostante tutto, a tirare gente, a portare gente. Beh, offre un pacchetto completo, servizi, divertimento, prezzi contenuti, per quanto possibile, molto di più rispetto alle altre mete turistiche. Per capire la temperatura di questa notte, decidiamo di entrare nel tempio della mondanità, il Pineta, la discoteca dei VIP, dei calciatori, dei personaggi dello spettacolo. Divertimento, spiaggia, mojito, sole, non si dorme niente, aperitivi sempre, sempre, sempre. La Riviera è fantastica, è tutto il massimo e ci siamo tutta via tutte le sere, è fantastico tutto, è bellissimo tutto, è la grandissima. €600-700 per una settimana, sì. Anche poi a ballare, cioè a ballare vanno i soldi, almeno €600 una settimana di extra. Budget scarso. Una camera di tipo 2-3 metri quadri. Noi abbiamo fortunatamente trovato un hotel che fa colazione fino a luna. C'è gente molto chic, molto in, mi piace tenere di vita. È un po' cara, effettivamente è un po' cara. Io venendo da Roma, cioè comunque Roma è la capitale, insomma, quindi se qui è parecchio cara la vita, però ne vale la pena. È una calda notte d'agosto e siamo nel pieno dell'estate romagnola. La musica trascina i giovani, accende gli amori, i sogni e le speranze.